Tra le specialità dell'atletica leggera, il salto con l'asta è sicuramente quella in cui l'evoluzione tecnologica dei materiali è riuscita ad influenzare positivamente sia il progredire delle prestazioni che le modificazioni tecniche del gesto. Fino alla metà dell'Ottocento, la specialità si era particolarmente diffusa nella Gran Bretagna e forse per merito degli emigranti anche negli Stati Uniti. L'attrezzo adoperato era di legno di prassino, noce o d'abete, misurava circa 4 metri di lunghezza e aveva un puntale di ferro di forma triangolare che serviva per imbucare a circa 90 cm dal piano dei ritti. Era questo il periodo degli uomini volanti della scuola di Alderston, nel Lancashire, una regione ricca di canali per attraversare i quali gli abitanti usavano lunghi pali di legno. La tecnica di Alderston, che prevedeva lo spostamento delle mani lungo l'asta, venne abbandonata quando nuove regole lo proibirono. I praticanti tentarono di trovare nuove soluzioni tecniche. Cambiarono l'attrezzo di legno con uno di bambù molto più leggero, aumentando la lunghezza e la velocità della rincorsa. Il gioco dei giovani di Alderston nel frattempo era diventato una vera specialità dell'atletica, in quanto inserita nel programma agonistico della prima Olimpiade dell'era moderna, quella di Atene del 1896. L'asta di bambù ebbe il suo massimo splendore tra le due guerre mondiali. Dopo la Seconda Guerra Mondiale iniziava l'era delle aste di metallo, alluminio ed acciaio, che avevano il pregio di una notevole leggerezza ma lo svantaggio della rigidità, anche se quelle di acciaio dimostrarono comunque una qualche flessibilità. Nello stesso periodo, in via del tutto sperimentale, cominciavano ad apparire le prime aste di fibra vetrosa, fiberglass, che ben presto si imposero per la loro leggerezza e soprattutto per la loro flessibilità. Siamo agli inizi degli anni 60. L'introduzione di nuovi materiali e quindi la possibilità di flettere l'asta indussero modificazioni sostanziali della tecnica. Il cambiamento più importante, come detto, fu quello di utilizzare rincorse più lunghe per accumulare un'elevata quantità di energia da trasmettere all'asta, riuscendo quindi ad effettuare un salto completo simile a quello attuale. Con il progresso tecnologico dei materiali e con la parallela evoluzione tecnica, i risultati migliorarono in maniera vertiginosa. Attualmente ben 4 atleti hanno superato il muro dei 6 metri.
Rodion Gataulin con 6 metri. Igor Tradenkov con 6,01. Il giovanissimo Okert Britz con 6 metri e 3 centimetri. L'incredibile Sergei Bubka, detentore del record del mondo, con 6 metri e 14 centimetri all'aperto e 6,15 indoor. Per un proficuo avviamento del giovane saltatore è di basilare importanza la corretta conoscenza tecnica delle varie fasi del salto. L'apprendimento della tecnica di corsa con e senza l'asta rappresenta senza dubbio il punto di partenza per un corretto avviamento alla specialità. Una prematura adozione di esercitazioni specifiche, viceversa, risulterà controproducente ai fini di una progressiva evoluzione tecnica del giovane astista. Didatticamente quindi risulta molto utile conoscere il salto nelle sue fasi fondamentali. Partenza, accelerazione, presentazione dell'asta, stacco in bucata. Fase di spinta avanti alto dell'asta, caricamento dell'asta. Contromovimento delle spalle, oscillazione slancio del corpo, avvicinamento del bacino alle impugnature. Raddrizzamento del corpo, lancio del corpo per il volo, controllo del volo per il valicamento. Prima di analizzare le varie fasi del salto, è opportuno fare alcune considerazioni sulla corretta impugnatura dell'asta. Essa deve essere la più naturale possibile, così da evitare eccessive tensioni a livello del cingolo scapolo omerale, che potrebbero ostacolare un'azione fluida e decontratta di corsa. La distanza tra le due impugnature varia tra i 45 e i 60 cm e dipende dalle caratteristiche morfologiche dell'atleta. La lunghezza della rincorsa può variare in relazione alle capacità del saltatore. Nei giovani essa si sviluppa in 14-16 appoggi, con un andamento ritmico progressivamente crescente. Partenza. All'inizio della rincorsa l'asta è tenuta alta e un po' avanti rispetto al saltatore. La gamba di slancio si trova dietro alla gamba di stacco a distanza definita, in maniera che i primi passi siano standardizzati e si garantisca un maggior controllo posturale del busto all'inizio della rincorsa. L'arto superiore destro, per un saltatore che stacchi con il piede sinistro, è leggermente piegato all'articolazione del gomito, mentre la mano è a contatto con la superficie superiore del bacino. Accelerazione. Deve essere conseguita attraverso una grande fluidità di corsa. L'asta per tutta la durata di questa fase dovrà trovarsi leggermente davanti al saltatore, aiutandolo a mantenere l'equilibrio e creando una vera forza di trazione in avanti in direzione dello stacco. Presentazione. Questa fase ha inizio sul terz'ultimo appoggio, mentre la mano destra si trova vicino al busto e poco al di sotto dell'ascella. L'asta è quasi parallela al suolo, e l'atleta è pronto a spingerla attivamente verso l'avanti alto. Nel passaggio dal terz'ultimo al penultimo appoggio, l'asta si posiziona a livello degli occhi. L'azione finale di questa fase prevede la spinta dell'asta verso avanti alto fino alla completa distensione di entrambi gli arti superiori, in modo da garantire il massimo avanzamento del sistema asta-saltatore. Stacco in bucata. Il punto di stacco deve trovarsi sulla proiezione al suolo dell'impugnatura superiore o qualche centimetro più indietro. Lo stacco precede sempre l'imbucata. Il rumore del tappo dell'asta che colpisce la cassetta segnala sempre uno stacco libero.
È di fondamentale importanza che il saltatore abbia il massimo allineamento tra le articolazioni di spalla, bacino, ginocchio, piede, che consente una corretta imbucata e una successiva giusta proiezione in avanti del sistema asta atleta. Spinta avanti alto dell'asta. Allo stacco l'impegno del saltatore dovrà essere quello di conservare il più possibile la velocità accumulata durante la rincorsa, in modo che la sua azione non sia rivolta a flettere l'attrezzo ma a portare il più in alto possibile, vicino alla verticale, la mano superiore, aprendo così l'angolo formato dall'asta con il suolo. Caricamento dell'asta. L'obiettivo del saltatore deve essere quello di fare avanzare il più possibile le spalle cercando di assumere una posizione ad arco dietro all'asta. Il braccio sinistro, piegato al gomito, permetterà al petto di avanzare oltre la proiezione verticale della mano sinistra, ottenendo così un prestiramento dei muscoli pettorali che immagazzineranno energia potenziale elastica da restituire successivamente. Una visione laterale dell'atleta dovrà evidenziare il percorso della testa che dalla posizione vicina al braccio destro andrà ad allinearsi in prossimità del braccio sinistro. Perché ciò avvenga è necessario che le spalle siano decontratte. È di estrema importanza che le anche non sfuggano in avanti, ma che mantengano il massimo allineamento al di sotto della mano sinistra. Contro movimento delle spalle. Una volta che tutta l'energia cinetica è stata trasferita all'attrezzo, inizia la seconda e vera fase di caricamento dell'asta. Le spalle eseguono un vero e proprio contromovimento, ritornando dal prestiramento precedente. È questa un'azione che deve avvenire grazie all'intervento contemporaneo di entrambe le braccia, che permetteranno l'inizio del rovesciamento del corpo. Oscillazione slancio del corpo. La flessione del busto deve avvenire a livello del petto, e cioè con uno spostamento delle spalle verso dietro basso. Il saltatore deve slanciare il corpo mentre l'asta raggiunge la sua massima flessione. Avvicinamento del bacino alle impugnature. Con l'avvicinamento del bacino alle impugnature avviene il completo allineamento del corpo sulla verticale. L'asta, che ha già iniziato il suo raddrizzamento, trasmette al corpo una spinta verso l'alto. Raddrizzamento del corpo. Il corpo inizia il suo allineamento sulla verticale mentre l'asta raggiunge il completo raddrizzamento, trasmettendo all'atleta la massima velocità verticale. Lancio del corpo per il volo. Le braccia eseguono una spinta dinamica verso il basso, lungo l'asse longitudinale dell'asta, al fine di garantire il mantenimento della velocità in volo e la massima elevazione sull'asticella. Controllo del volo per il valicamento. Una volta che il saltatore ha abbandonato l'asta con la mano destra, il corpo non ha più alcun vincolo con il suolo, quindi dovrà cercare di controllare il più possibile il proprio volo per ottenere la massima efficacia della sua traiettoria.
La moderna didattica del salto con l'asta prevede l'utilizzazione graduale di varie esercitazioni, aventi finalità e organizzazioni diverse, riassumibili in esercitazioni propedeutiche senza asta, esercitazioni specifiche ad asta rigida, esercitazioni specifiche con caricamento dell'asta, esercitazioni tecniche per elevata qualificazione. In questo video filmato non sono incluse le esercitazioni per elevata qualificazione, che saranno oggetto di un'apposita videocassetta. Gli esercizi propedeutici facilitano l'apprendimento tecnico perché hanno sempre un'elevata correlazione con il gesto di gara. Questi esercizi contengono i singoli movimenti dell'azione tecnica globale e poiché l'attenzione degli allievi viene concentrata su di un solo movimento, è possibile utilizzare vari mezzi che permettono di svolgere il gesto fondamentale in situazioni sempre diverse. Per evitare un apprendimento troppo frammentato della tecnica, sono stati utilizzati alcuni esercizi di raccordo che permettono di legare ritmicamente fra di loro i vari movimenti analitici. Con finalità propedeutiche sono previste le seguenti esercitazioni: esercizi per la tecnica di corsa, esercizi per la tecnica di stacco, esercizi per la sensibilizzazione dell'allineamento posturale, esercizi di preacrobatica, esercizi alla fune, esercizi alla sbarra, esercizi alle parallele, esercizi agli anelli, esercizi al trampolino elastico. Questo insieme di esercizi ha una grande importanza non solo per il conseguimento di una corretta esecuzione tecnica dell'azione di corsa, ma soprattutto per la grande rilevanza che l'esecuzione esemplare del gesto avrà in momenti maggiormente legati all'azione del salto, quali lo stacco e il corretto posizionamento di tutto il corpo in quel preciso istante. Andatura con tallone dietro. L'atleta porta il tallone sotto il bacino, compiendo mezzo giro verso dietro con il piede in massima flessione dorsale. Il ginocchio sale quindi verso l'avanti alto e, successivamente, il piede inizia la discesa verso il basso sotto le anche, concludendo la sua corsa con la gamba completamente distesa e in appoggio al suolo di tutta la pianta, realizzando così la linea di spinta ideale. Il percorso del tallone disegnerà una semicirconferenza con la convessità rivolta verso dietro. Andatura con tallone dietro e successivo avanzamento del piede. Nella prima parte del movimento viene ripetuta l'esecuzione illustrata nell'esercizio precedente, mentre nella seconda il piede, continuando la sua azione verso l'avanti, e la coscia la sua discesa verso il basso, finisce il percorso in appoggio a terra sotto il bacino. In questo caso il tallone durante il tragitto disegnerà una circonferenza completa. Questo esercizio può essere eseguito anche sul posto, in appoggio sulle parallele o su due ostacoli vicini. Esercitazione di raccordo tra il primo ed il secondo esercizio. L'atleta inizia come nel primo esercizio, con l'azione del tallone sotto le anche per circa 10 metri. Prosegue quindi con l'inserimento del secondo, facendo avanzare le anche. Conclude con l'appoggio del piede in terra sotto al bacino, azione questa utile per realizzare una corretta linea di spinta. Corsa calciata dietro. L'esecuzione dal punto di vista tecnico è simile all'esercizio 1, con l'unica differenza rilevabile nell'accentuato dinamismo del gesto. Esso può essere eseguito inizialmente sul posto, al fine di esaltare l'allineamento dell'arto inferiore con il bacino, e successivamente in leggero avanzamento, in sincronia con l'inizio dell'azione di spinta del piede verso avanti. È importante che l'azione del piede a terra sia elastica e reattiva. Corsa a ginocchia alte in avanzamento.
La struttura tecnica di questo esercizio è simile a quella presentata nell'esercizio 2, con l'unica variante dell'esecuzione ritmica. Può essere effettuato sul posto e poi in leggero avanzamento per esaltare l'azione circolare del tallone. Marcia a gambe tese. Questo esercizio è indicato per mettere in risalto l'azione delle anche e della catena muscolare posteriore. Viene eseguito a gambe tese con le punte dei piedi sollevate. Corsa a gambe tese con movimento del bacino. In questa esercitazione l'azione del bacino, ampia e fluida, avrà il compito di aumentare l'ampiezza del passo con l'arto teso spinto verso il basso. Corsa a gambe tese senza movimento del bacino. Il bacino in questo caso rimane fermo per attivare al massimo le azioni propulsive dell'arto inferiore. Esercitazioni di raccordo dei vari esercizi tra di loro. Hanno lo scopo di perfezionare il livello di abilità esecutiva degli esercizi appena descritti senza soluzione di continuità e secondo varie combinazioni. Esempio: marcia a gambe tese più corsa a gambe tese con e senza movimento del bacino. Più corsa cacciata dietro, più corsa a ginocchia alte, eccetera. Esercitazioni di raccordo dei vari esercizi con la corsa. Una volta appresi i singoli esercizi in forma analitica, si passa a collegarli con la corsa. Il passaggio a quest'ultima deve avvenire con molta gradualità, facendo in modo che l'acquisizione della velocità avvenga con un'azione fluida dei movimenti. È opportuno controllare che le spalle siano decontratte, l'azione delle braccia si effettui lungo la linea delle spalle, il bacino sia libero di muoversi in scioltezza, il busto venga mantenuto eretto senza alcuna rigidità, il tallone compia una traiettoria circolare, l'appoggio del piede a terra venga sotto il bacino e con il tallone che sfiora il suolo. Corsa circolare. Questo esercizio deve essere proposto soltanto quando l'atleta è in grado di svolgere correttamente tutti gli esercizi esposti precedentemente. Corsa circolare con un solo arto. L'allenatore svolge assistenza attiva. Questo complesso di esercitazioni ha lo scopo di favorire l'apprendimento della tecnica corretta di stacco a velocità crescente. Passo saltellato. Passo stacco. Tre passi stacco. Cinque passi stacco. Combinazione di tre passi stacco con cinque passi stacco. Questo esercizio prevede all'interno della stessa esecuzione il variare della velocità esecutiva e richiede quindi abilità e sensibilità molto sviluppate.
con una rincorsa di 4 e 6 appoggi, toccare un oggetto sospeso. È questo un esercizio che ha lo scopo di contribuire all'acquisizione dell'abilità di stacco in varie direzioni. L'oggetto può essere posto ad altezze e distanze varie dal punto di stacco. Tali variazioni determinano un orientamento dello stacco che privilegia prevalentemente la componente verticale od orizzontale. Con 4 e 6 appoggi di rincorsa, stacchi da un piano sopraelevato. Questa esercitazione ha lo scopo di fare interiorizzare l'azione di avanzamento e di innalzamento del bacino. Con 2 e 4 appoggi di rincorsa, stacco e presa della sbarra a due mani. È un esercizio che ha la caratteristica di riprodurre una situazione abbastanza simile a quella specifica. Con 2 e 4 appoggi di rincorsa, stacco e presa della fune. Questa esercitazione può prevedere la variante di modifica della distanza del punto di stacco dalla fune. Il gruppo di esercizi seguente viene proposto per favorire la percezione dell'allineamento posturale tra i segmenti corporei piede, gamba, coscia, busto. Tali esercitazioni contribuiscono in maniera determinante all'acquisizione di un corretto e consapevole controllo corporeo nelle varie attitudini tecniche. Salti verticali sul posto con varianti. Questo esercizio mette in risalto la capacità di allineamento e di assorbimento ottimale delle sollecitazioni provenienti dal basso. Le possibili varianti: braccia in alto, braccia in avanti, braccia in fuori. Determinando modificazioni sul baricentro corporeo, sollecitano i corretti aggiustamenti. Salti verticali in varie direzioni con varianti. In avanti, indietro, lateralmente. Salti verticali con rotazione sull'asse longitudinale di 180 e 360 gradi. Vengono eseguite le precedenti esercitazioni con aggiunta delle varie rotazioni. L'attività acrobatica, da ormai molto tempo, fa parte di ogni allenamento sportivo. Diventa pertanto comprensibile un suo obbligatorio inserimento nella preparazione del salto con l'asta, che è sicuramente collocabile tra le specialità a più elevata espressione acrobatica. Gli esercizi di acrobatica a corpo libero, anche se parzialmente specifici, permettono di acquisire un'ampia padronanza del corpo, sia in appoggio che in volo, contribuendo alla fluida e sicura scansione dei gesti specifici nei vari momenti del salto. Capovolte avanti continue e rapide. In questo esercizio è indispensabile tenere sempre la posizione di massima raccolta. Capovolte avanti con salto. Nell'esecuzione dell'azione di salto, il busto deve assumere una posizione eretta e le braccia mantenersi distese verso l'alto.
capovolte avanti con rotazione di 180 e 360 gradi. La rotazione viene eseguita con un movimento delle braccia distese dietro il capo, saltando verticalmente senza perdere l'allineamento del corpo. Capovolte dietro continue e rapide. Anche in questo esercizio è necessario non perdere la posizione di massima raccolta. Capovolte dietro a gambe tese. È importante non perdere la posizione a gambe tese e l'atteggiamento a squadra del corpo. Capovolte dietro con spinta delle braccia. È molto importante conservare l'allineamento del corpo durante la verticale. Verticale sulla testa. In questo esercizio l'equilibrio è assicurato dall'appoggio su tre punti. Verticale sulle braccia. L'equilibrio della verticale viene mantenuto per qualche secondo al fine di sensibilizzare l'articolazione scapolo-omerale. Si consiglia, per avere una maggiore stabilità, di spingere con le braccia verso il terreno in modo da coinvolgere completamente i muscoli delle spalle. Verticale sulle braccia con capovolta in avanti e ritorno in posizione eretta. Verticale sulle braccia e rotazione di 180 gradi. Nell'eseguire questo esercizio è necessario porre particolare attenzione al perfetto allineamento del corpo. La rotazione viene eseguita con due movimenti delle braccia. La posizione retta del corpo, in verticale sulle braccia, favorisce l'acquisizione propriocettiva di questo atteggiamento, che assume una rilevante importanza nella moderna impostazione del salto. Capovolta indietro e verticale. Si consiglia di eseguire la capovolta con un dinamismo progressivo, in modo che la verticale venga raggiunta sullo slancio di questa azione. È importante evitare le verticali di forza. Combinazione di capovolte e verticali. Dalla stazione eretta eseguire una verticale, effettuare quindi una capovolta in avanti e dopo una successiva flessione elastica del busto verso le gambe distese, ritornare in verticale. Ribaltate in avanti con appoggio della testa e delle mani. Spingere il bacino alto avanti con un'azione energica delle gambe e della muscolatura del dorso. Ribaltate in avanti. Nel momento di impostazione delle mani, cercare di mantenere un allineamento rettilineo del complesso mano-spalla-bacino. Arrivare in piedi senza piegare le ginocchia e con le braccia distese verso l'alto. Nell'esercizio la posizione finale imita l'entrata dopo l'impostazione dell'asta e dello stacco. Capovolta saltata. Ruota. Durante l'esecuzione è necessario richiedere l'eretta posizione del corpo. Nell'appoggio a terra le mani avranno una distanza tra loro simile a quella delle impugnature sull'asta, mentre la spinta finale, per un destrimane, sarà a carico della mano destra. Ribaltata dietro, flick-flack in serie. Salto giro dietro. Nell'esecuzione va riservata particolare attenzione all'uscita del bacino in avanti al momento del salto e all'azione attiva delle braccia protese in alto, poiché tali azioni contribuiscono ad un rovesciamento più repentino.
Nel salto con l'asta, l'uscita del bacino avanti provocherà la rotazione del corpo e aiuterà a passare l'asticella senza cadere di sopra. L'utilizzazione di vari attrezzi quali fune, sbarra, parallele, anelli e trampolino elastico dà la possibilità di orientare le esercitazioni di acrobatica. Gli attrezzi concedono l'opportunità di fissare alcune posizioni molto importanti ai fini tecnici, conducendo verso una sempre più evidente specificità le esercitazioni stesse. Mantenimento dell'allineamento del corpo sulla fune. Mantenimento dell'allineamento del corpo sulla fune preceduto da uno stacco a piedi pari. Mantenimento dell'allineamento del corpo sulla fune e oscillazione con movimento guida del ginocchio. Mantenimento dell'allineamento del corpo sulla fune e capovolta dietro. Mantenimento dell'allineamento del corpo sulla fune e successivo raddrizzamento. Movimento combinato spalle anche. Saltando da un plinto, oscillazione e movimento guida del ginocchio. Questo esercizio risulta molto utile per far percepire lo spazio tra il corpo dell'atleta e la fune. Le esercitazioni possono essere effettuate senza avvio, con lo stacco a piedi pari, oppure con 2-4 appoggi di rincorsa. L'allenatore, fungendo da aiuto, fa percepire varie posizioni del corpo all'atleta. Oscillazioni a corpo teso.
oscillazione con azione velocizzante del ginocchio. A differenza dell'esercizio precedente, in questo il ginocchio con azione frustata velocizzerà il bacino verso l'alto. Oscillazione con ginocchio orientato verso la sbarra. Da fermo, impugnando la sbarra, effettuare delle oscillazioni a corpo teso. Da fermo, impugnare la sbarra ed effettuare delle oscillazioni con azione velocizzante del ginocchio. Con due appoggi di avvio, impugnare la sbarra, oscillazione e orientamento del ginocchio verso la sbarra. Durante l'oscillazione, inserire un contromovimento ed effettuare il giro dietro. Due passi di avvio, oscillazione, contromovimento e giro dietro. Traslocazione in appoggio a braccia distese.
traslocazioni in avanti e indietro con ginocchio flesso. Oscillazioni con assistenza. Oscillazioni con divaricata avanti e dietro. Imitazione della corsa in appoggio sulle parallele. Con questo attrezzo sono possibili solo pochi esercizi, in quanto la presa dei giovanissimi è ancora debole e le capacità di forza non ancora sufficienti per lo sviluppo di esercitazioni a rilevante impegno muscolare. Oscillazioni del bacino. In questo esercizio le braccia si aprono sia quando il bacino è in avanti che quando è indietro. Oscillazioni del bacino con azione velocizzante del ginocchio. Oscillazioni del bacino con capovolta sotto gli anelli. Oscillazioni del bacino ed infilata. Salti sul posto per il controllo dell'allineamento del corpo.
salti sul posto con rotazioni sull'asse longitudinale di 90, 180 e 360 gradi. Salti con raccolta delle ginocchia al petto. Salti con raccolta delle ginocchia divaricate. Salti con slancio contemporaneo verso l'alto degli arti inferiori distesi e divaricati. Salto a piedi pari e simulazione della corsa in volo. L'allenatore sostiene l'asta in posizione verticale. L'atleta impugna l'asta con la mano sinistra a livello della testa e, sollevandosi in punta di piedi, afferra l'asta il più in alto possibile con la mano destra. Quindi, dopo aver flesso leggermente le gambe, va in sospensione sull'asta. L'allenatore con la mano libera aiuta l'atleta a mantenere la giusta posizione. In appoggio sulla gamba destra, braccia flesse, con la mano destra davanti alla fronte, l'atleta spinge l'asta in avanti alto e successivamente passa alla posizione di stacco. L'allenatore assiste l'atleta facilitando l'avanzamento dell'asta in posizione verticale e il ritorno nella posizione iniziale. Questo esercizio ha le stesse modalità esecutive del precedente, con l'unica variante determinata dall'azione guida delle ginocchia e successivo ritorno. Anche durante l'esecuzione di questa esercitazione, l'allenatore assolve i compiti di assistenza attiva, tendente a facilitare l'avanzamento dell'asta. Partendo da un plinto basso, avanzare come nell'esercizio precedente. Quindi salire su un plinto più alto con azione delle braccia che spingono il bacino verso l'asta. In questo esercizio è molto importante far percepire lo spazio tra l'atleta e l'asta. Utilizzando le stesse modalità esecutive dell'esercizio precedente, atterrare sulla sabbia o su una zona di caduta del salto in alto. Fare attenzione nel mantenere il giusto spazio tra atleta ed asta e assicurarsi che il bacino in posizione finale sia vicino alle impugnature. Questo esercizio si svolge come l'esercizio 2, con l'unica variante che viene effettuato dinanzi ad una parete dopo un appoggio di avvio.
ha il medesimo evolversi dell'esercizio precedente, con inserimento però di due appoggi di rincorsa fino alla linea verticale. Come l'esercizio precedente, con l'inserimento dello slancio delle gambe in avanti e posizione finale in raccolta e in appoggio al muro. Stessa esecuzione dell'esercizio precedente, con quattro passi di rincorsa. Analogamente all'esercizio precedente, con spostamento delle spalle dietro e appoggio dei piedi alla parete. Esecuzione come negli esercizi precedenti, con raddrizzamento per sensibilizzare l'allineamento del corpo. In pedana si effettuano entrate con due e quattro appoggi di rincorsa. Con sei appoggi di rincorsa, dopo un'oscillazione e successivo raddrizzamento del corpo con dorso lungo l'asta, si effettua un salto in lungo. Analogamente al precedente esercizio si compiono un quarto di giro e un mezzo giro. Dovendo sviluppare l'evoluzione dei salti in modo che il saltatore sia sempre di più vicino alla verticale, inizialmente l'elastico che sostituisce l'asticella verrà posto lontano e basso. Gradualmente sempre più alto e vicino.
Gli esercizi di questo gruppo non sono finalizzati all'ottenimento della flessione dell'asta, in quanto essa dovrà avvenire come conseguenza dell'innalzamento delle impugnature e dell'utilizzo di aste morbide e flessibili. Le esercitazioni proposte saranno simili a quelle effettuate ad asta rigida. Questa impostazione tecnica consentirà all'atleta di percepire ed acquisire una notevole sensibilità nell'entrata del sistema saltatore asta verso l'avanti, senza frenare il corpo con un'azione di puntello del braccio sinistro. Gli esercizi vengono proposti in rapida successione, riservando ad un prossimo video sia l'approfondimento della tecnica del gesto che l'esemplificazione delle esercitazioni previste per gli atleti di elevata qualificazione.